Care amiche e cari amici di Barba Sofia, la situazione dei diritti umani, dei diritti delle persone, delle donne in Ungheria è ormai drammatica. Giorno dopo giorno la democrazia ungherese sta tramontando. Siamo ormai in presenza di un vero e proprio regime autoritario. Il partito di Orban ha di fatto limitato le opposizioni, ha cambiato la Costituzione, ha portato avanti delle crociate contro i gay, contro le lesbiche. Ha chiuso i centri studi di ispirazione marxista, ha limitato la libertà per socialisti, per anarchici, ha aumentato il carico di lavoro per appunto i lavoratori, ha aumentato la possibilità di straordinario all'anno, sta smantellando il welfare state, il tutto ottenendo un consenso attraverso la propaganda, attraverso la restrizione delle libertà delle minoranze, attraverso la restrizione delle libertà e dell'agibilità politica delle opposizioni, attraverso tra l'altro le costanti crociate, individuare un nemico, un nemico, un nemico per di fatto avere un consenso da quelle stesse soggettività che sono punite, anche limitate dalle scelte di governo di Orban. Dunque un regime veramente, veramente pericolosissimo nel cuore dell'Europa. L'Europa sta cercando di sanzionare il governo di Orban, il governo ungherese, un'Europa debole, divisa. Nel Parlamento europeo Fratelli d'Italia, la Lega di Salvini, dunque la Meloni e Salvini hanno difeso Orban di fronte a queste manovre sempre più autoritarie e discriminatorie. E ovviamente in nome di Dio, patria e famiglia, in nome di un nazionalismo xenofobo, in nome di un antisemitismo, perché Orban considera ad esempio i flussi migratori organizzati da Soros per indebolire l'Europa, per togliere l'identità, e dunque vengono portati lavoratori e lavoratrici, uomini e donne islamici volutamente in Europa per togliere l'identità, in nome di tutti questi valori il governo di Orban giorno dopo giorno smantella quel poco che rimane della democrazia ungherese. Tra gli elementi di crociata vi è ovviamente la lotta all'aborto, nuove restrizioni, stretta sull'aborto. Con il decreto infatti del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ungherese, il governo di Orban dà luogo a una stretta sull'interruzione di gravidanza. Ai requisiti già esistenti per poter abortire, la nuova norma aggiunge l'obbligo, ripeto, l'obbligo per i medici di fornire alle donne incinte la prova chiaramente identificabile delle funzioni vitali del feto, prova data dal battito fetale e da una ecografia cardiaca. Gli ideatori di questa disposizione partono dal presupposto che il battito del cuore è il segno per eccellenza della vita, anche del feto, e che le donne ungheresi dovranno sentire tale battito prima di dare il via libera alla fine della gravidanza. Capite? Una pressione psicologica, una violenza psicologica inaudita nei confronti delle donne che già si trovano a dover compiere una scelta molto, molto lacerante e molto sofferente. Dunque, il Dio, il padre, la famiglia, la tradizione in Ungheria diventano la morsa contro le donne, la morsa per controllare il corpo delle donne, come sempre il potere ha fatto. Il potere controlla i corpi dal mondo greco, quello romano, quello cristiano, a quello industriale, a quello delle dittature, a quello della sfera del digitale. Che il potere passi per il controllo dei corpi è normale, che passi anche per il controllo della mente, in che modo? Attraverso le influenze, le propagande, i condizionamenti, questo lo sappiamo. Però c'è un modo particolare, in modo per un potere ulteriormente violento, è quello del potere maschile, che può anche essere portato avanti da una donna, perché una donna può essere maschilista. Il potere maschile passa per il controllo della donna, del corpo della donna, per il controllo della possibilità della donna di autodeterminarsi. E un elemento di autodeterminazione è anche la libertà di poter abortire. Così in Ungheria si potrà abortire soltanto dopo aver sentito il feto battere, il cuore del feto battere, e poi potrai decidere solo se sei stata violentata, se sei in pericolo per la tua salute, se sei di fronte ad un embrione che ha dei gravissimi handicap e se sei in condizioni di estrema povertà. Potrai
Queste sono le quattro motivazioni per cui tu, donna, puoi abortire in Ungheria. Ripeto, se sei estremamente povera, in condizioni di indigenza, se il tuo embrione, donna, è gravemente ammalato ed è portatore di un handicap gravissimo, se sei a rischio della tua salute e se sei stata stuprata. Per tutte le altre motivazioni non c'è possibilità di aborto. E prima dovrai ascoltare il feto battere. Situazione grave. La Polonia va in questa direzione, gli Stati Uniti d'America hanno rimesso in discussione l'aborto, ciò fa sì che le donne si troveranno sempre più in una condizione di clandestinità rispetto alle loro proprie scelte. Le donne dunque, ancora una volta, no, subiscono delle ritorsioni gravissime sui loro corpi, sulla loro libertà, sulla loro moralità, sulle loro scelte. E questa è una cosa grave. Ovviamente il dibattito arriverà in Italia, anzi è già arrivato. Frase sibillina, subdola della Meloni, che ha detto: voglio garantire alle donne il diritto di non abortire. Cara Meloni, egregia Meloni, le donne hanno già il diritto di non abortire, perché una donna che rimane incinta naturalmente avrà il suo figlio e la sua figlia, o purtroppo naturalmente non lo avrà se per natura c'è un inconveniente, una malattia, un disguido biologico, altrimenti il figlio è garantito, la figlia è garantita, il feto è garantito perché la donna ha già il diritto di non abortire, a meno che per diritto di non abortire lei intenda andare nelle corsie degli ospedali e fare pressioni psicologiche, mandare psicologi, preti, suore per dire non abortire, non abortire. E poi già la 194 è stata limitata con la possibilità di obiezioni di coscienza. Abbiamo regioni come le Marche dove c'è un solo obiettore, dove c'è un solo medico non obiettore. Vuol dire che le donne in tante regioni sono costrette a delle trafile lunghissime per poter esercitare un loro diritto che dunque è minato, che è limitato. Questo è uno stato etico che impedisce ad alcune donne di scegliere di autodeterminarsi, è uno stato etico che fa di tutto per impedire alle donne di abortire. Già così la 194 è molto ristretta, ha già molte difficoltà nell'applicazione. Cosa vuol dire allora, signora Meloni, onorevole Meloni, cosa vuol dire garantire il diritto di non abortire? Bisogna garantire il diritto di abortire, o meglio, di avere la scelta, di poter compiere la propria scelta. Nel dolore, nel sacrificio, nella sofferenza, nella riflessione etica morale che ogni individuo avrà, che ogni donna porterà avanti. Il problema è che il diritto di non abortire diventerà ben presto togliere il diritto di abortire. Diritto di non abortire diventerà non aver diritto di abortire. Questo probabilmente nelle sue intenzioni. O forse solo propaganda, perché tanto poi sappiamo che qualunque governo nascerà, qualunque partito o qualunque schieramento vincerà le elezioni. Ci saranno problemi grandi, reali, i salari, la scuola, l'energia, la sanità, che non verranno affrontati o verranno affrontati ancora una volta con austerity, lacrime e sangue, perché la Meloni, così come Salvini, Berlusconi, Letta, Renzi, tutte persone che hanno già governato a lungo l'Italia, in lungo e in largo. La Meloni non è il nuovo, il Berlusconi non è il nuovo, Salvini non è il nuovo, così Letta non è il nuovo. Dunque difficilmente verranno affrontati i problemi. Allora ecco che la mettiamo nella battaglia, nella crociata, Dio, patria, famiglia, contro l'aborto, contro l'eutanasia. I diritti civili, che dovrebbero essere una conquista garantita per tutte e tutti, diventano il terreno di scontro, di odio, di tensione, quando c'è sarebbe invece bisogno di dare vita a una grande stagione di riforme su tanti settori: eutanasia, la cannabis, i matrimoni, gli affidi, le adozioni, lo ius scholae, sarebbe parlare di tanti, tanti diritti, dare più diritti sociali e civili e sociali, salario, scuola, sanità. No, non viene fatto. Facciamo le battaglie per togliere i diritti. Questa è arretratezza e arretratezza di violenza politica e culturale. Io sono veramente molto preoccupato per il clima verso cui stiamo andando, per il clima verso cui stiamo precipitando. Il diritto all'aborto è un diritto che va garantito. I parlamentari, i governi, il legislativo e l'esecutivo devono garantire i diritti, non devono operare contro le persone, contro i diritti, non devono togliere i diritti. Quando si comincia a togliere i diritti, vuol dire che si è deciso di imboccare la strada dell'autoritarismo, delle guerre ideologiche. Ed è tra l'altro classico di determinati schieramenti che portano alla guerra
tra il popolo, tra chi è già povero contro ancora chi è più povero, tra le donne stesse, tra appunto le parti della società. Tutti questi conflitti sono conflitti che arretrano una società, non la fanno fiorire, non la portano a migliorare. Veramente molto, molto preoccupato, no? Sentire il cuore, il feto, condizionamento violentissimo. È così che vogliamo fare anche in Italia, è lì che vogliamo arrivare. Veramente brutti tempi, ma noi dobbiamo combattere il sonno della ragione che genera i mostri e usare sempre la lanterna della filosofia per provare ad illuminare col pensiero critico quanto sta accadendo di fronte a noi.